Di nuovo un cordiale buonasera a te, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori dallo stadio Carlo Castellani di Empoli. Adesso però il nostro collegamento prosegue dalla sala stampa, appunto della tribuna del Carlo Castellani. Io in attesa dei veri protagonisti, cioè dei giocatori che sono scesi in campo e naturalmente dei tecnici, direi di andare a sentire la voce di un protagonista del piccolo schermo di Empoli, ovvero con Alessandro Marinai. Alessandro Marinai che conosceva e conosce molto bene il tecnico della Regina Brera, perché lo ha visto all'opera, correggimi se sbaglio Alessandro, con la Salernitana. Hai sempre parlato molto bene di Brera. Andiamo a cedere quel che dice Cesare, stasera diamo a Marinai quel che è giusto dare a Marinai, a riconoscere insomma quanto tu avevi detto nei giorni precedenti a questa sfida. Avevi detto che sarebbe stata una gara difficile, avevi detto che la Regina era una squadra ostica da affrontare, e dobbiamo prendere atto che così è stato per l'Empoli, che ha rischiato un clamoroso 3-0, 3-3 come successe qualche stagione fa, ma allora si festeggiava la Coppa UEFA. Sì, ma non è solo Breda, insomma, anche se si vede l'impronta dell'allenatore, si vede molto bene, perché a me è piaciuta moltissimo la Regina. Oggi per l'Empoli era importante vincere, lo sappiamo, per tutta una serie di ragioni. Chiaramente partire subito 2-0, dopo 7 minuti andare 2-0 è un vantaggio non indifferente, però va sottolineato come dal punto di vista del gioco siamo ancora molto ma molto lontani, c'è molto da lavorare, però ti ripeto, stasera era importante vincere per spezzare questa emorragia di sconfitte, era importante anche per, credo, per il morale, per la fiducia, poi per il gioco ci penseremo da domani. Senti Alessandro, adesso rubo una tua frase che hai detto agli amici, colleghi di Reggio Calabria. Hai detto: io stasera sono più contento se fossi un tifoso della Regina, perché obiettivamente io personalmente ho capito subito al volo cosa volevi dire con quella frase. Sai, io penso che anche i tifosi della Regina si siano divertiti a vedere questa partita qui, anche se sono andati sotto 3-0, però contare non so quante 12, 13 palle gol nitide in trasferta, insomma, è una cosa che fa stare sereni, anche se c'è dispiacere, credo, da parte loro, ovviamente, per la sconfitta, però... C'è dispiacere, credo, rammarico, perché hanno, secondo me, hanno gettato via l'occasione di vincere anche questa sera la Regina. Sì, rammarico, perché sai, le partite contano molti gli episodi. Oggi, per esempio, se devi raccontare questa partita ad uno che non l'ha vista, fai fatica, perché... insomma 3-0 al 43esimo della ripresa, se uno pensa che sia stato tutto facile per l'Empoli contro questa Regina, invece no, perché soprattutto nel primo tempo l'Empoli ha fatto il secondo gol al settimo minuto, poi è stata solo Regina in campo che ha sforato più volte il gol, per puro caso non l'ha trovato. Stavolta gli episodi sono andati a favore dell'Empoli, per fortuna aggiungo, perché ci vuole anche la fortuna per vincere nel calcio, anche se alla lunga deve migliorare, perché se giochi spesso partite in questo modo non è che possa sempre vincere. Senti, voglio essere un po' cattivo Alessandro, ma se a questa squadra, quella dell'Empoli attualmente, togliessimo Tavano, cosa succederebbe? Ti mancherebbe un gol a partita. Praticamente sì, era proprio lì che volevo arrivare, perché lo diciamo ai nostri ascoltatori, magari quelli un pochino più disattenti, Ciro Tavano oggi ha realizzato la nona rete stagionale in 8 gare, perché ne ha realizzate 6, una per partita in campionato, quindi perfetta media, un gol a campionato, più tre in 2 gare di Coppa Italia. Tavano anche oggi ha realizzato un grandissimo gol, e quel gol alla fine, numericamente parlando, ha fatto la differenza fra i 2 gol iniziali dell'Empoli e quelli conclusivi della Regina. Sì, certo, perché sul 3-0, sai, rispetti le gambe, no, l'avversario, anche se la Regina ha avuto il merito di crederci veramente fino al 95esimo, non a caso nel finale, nel recupero, ha trovato questi 2 gol con il brivido finale della conclusione e di Ciravolo. Per fortuna non c'era più tempo, perché se ci sono altri 3 minuti non lo so come va a finire, perché ti ripeto, a me la Regina è piaciuta moltissimo per intensità, per idea di gioco, per progetto, e sono molto più avanti rispetto all'Empoli, almeno da quanto ho visto stasera. Senti, botta secca Alessandro, una risposta secca: ci sono tanti meriti della Regina o tanti dei meriti di un Empoli che non riesce a farla ingranare? Ma tanti meriti della Regina, credo stanno bene anche dal punto di vista fisico, hanno un'idea appunto di gioco, sono una squadra molto veloce che si trova a memoria, e poi c'è questo modo di giocare che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario, però ti ripeto ancora una volta, stasera era non importante di più vincere, partire da 2-0
è tanta roba. Grazie Alessandro Marinai, Antenna 5, Conto TV, pianetaempoli.it. Allora, qui praticamente c'è una calma piatta, calma assoluta, deserto praticamente, non ci sono per il momento protagonisti e noi obiettivamente abbiamo chiesto anche maggiore celerità per riuscire a prendere prima possibile le opinioni, le impressioni a caldo del tecnico Alfredo Aglietti, ma anche dei giocatori azzurri in quello che praticamente è il secondo successo in campionato che segue da 4 sconfitte consecutive partite dagli azzurri e alla sesta giornata appunto di campionato. Per il momento ti giro la linea allo studio. Gabriele, siamo in diretta. Sì. Allora, siamo in compagnia di Signorelli, non so se sono andato in diretta con una frase particolare, non ho detto niente di scandaloso, ho semplicemente detto a Signorelli meno male che abbiamo realizzato questi due gol all'inizio, avevo semplicemente anticipato la domanda con cui che domanda è un'affermazione con cui volevo esordire la nostra intervista con Signorelli. Sì, buonasera, credo che serviva partire con il piede giusto, visto che le partite scorse sempre si partiva con un piede indietro e stavamo a rincorrere sempre. E oggi è successo così e questo ci dà fiducia per continuare avanti e crescere piano piano. Sai che hai realizzato un gol che da solo ripaga i biglietti di chi decide di andare allo stadio a vedersi una partita di calcio, un gol straordinario, bellissimo, un gesto tecnico che è raro vedere, insomma, per un ragazzo giovane come te in Serie B di questi tempi. Si dà poca fiducia ai giovani, si dovrebbe darla molto di più. L'Empoli lo sta facendo con te, appena 20 anni, ricordiamo ai nostri ascoltatori, un gol straordinario. Hai colpito la palla, ci hai detto, con? Sì, un po' di collo e vabbè, è andata lì, dai. L'ho presa bene. Un po' di esterno anche. Anche sì, anche d'esterno, dai. L'importante è che si è vinto questa sera e andiamo avanti, dai. Senti l'espressione di Kovacic, il portiere ungherese, il portiere della Regina, che tra l'altro credo che sia un giocatore della sua stessa età, un classe 91, anche lui la dice lunga, insomma, ha applaudito alla tua conclusione, quindi questo rende merito a un gol davvero di eccezionale gesto, come eccezionale gesto tecnico. Questo non lo sapevo, visto che sono andato a risultare. Buon complimento e sono contento del gol, dai. Senti, però adesso parliamo anche di quelli che sono stati i minuti finali, perché siamo riusciti, tra virgolette, nell'impresa di prendere comunque due gol anche stasera, quando sembrava di poter portare a casa un rotondo 3-0 finale. No, credo che dobbiamo essere più concentrati e essere consapevoli che questo campionato è duro e non si può mollare un attimo. Come molli, prendi gol o hai in affanno, quindi bisogna essere sempre concentrato e crescere. Possiamo dire quindi, Signorelli, che la disattenzione, la non concentrazione che spesso l'Empoli aveva accusato nelle altre partite all'inizio, l'ha accusata alla fine? No, può darsi anche la stanchezza, visto la partita di aggressività che abbiamo fatto e tutto, e bisogna mettersi a lavorare e andare piano piano, perché questa squadra è importante, il gruppo c'è e vogliamo andare il più lontano possibile. E gli spogliatoi cosa vi siete detti tra il primo e il secondo tempo? In avanti di due gol e poi alla fine, quando siete rivisti negli spogliatoi con questi tre punti in saccoccia, ma con i minuti finali palpitanti. Vabbè, a fine primo tempo ci siamo detti che abbiamo la partita in mano, dovevamo gestire, dovevamo continuare a tenere la palla, che era la cosa più importante, visto che già avevamo fatto i due gol, quindi è importante tenere la palla. Poi rientrati, la vittoria ci ha fatto molto piacere, però eravamo un po' dispiaciuti perché prendere questi due gol non ci voleva, dai. Bene, ringraziamo Signorelli e complimenti ancora per questo gol molto molto bello realizzato appunto dal giovane centrocampista azzurro, che ricordiamo è stato convocato una ventina di giorni fa dal CT della Nazionale Venezuelana in quella che fu la sfida contro l'Argentina, poi vinta dall'Argentina 0-0. Signorelli rimase seduto in panchina. Adesso stiamo attendendo il tecnico Alfredo Aglietti, che sta parlando con i colleghi, possiamo dire precisamente con pianetaempoli.it, e noi tra pochi minuti, appena finirà l'intervista con i colleghi, Alfredo Aglietti verrà nella nostra postazione qui in sala stampa, quindi sentiremo anche le opinioni a caldo del tecnico azzurro. Allora noi ne approfittiamo, se sei d'accordo in regia, approfittiamo con il girare la linea allo studio e poi nuovamente qua con il tecnico Alfredo Aglietti. Bene, allora andiamo a sentire se ha recuperato il mister Aglietti.
No, c'è Alfredo Rieti che sta sempre parlando con i colleghi, dunque stiamo sempre attendendo, siamo sempre in posizione di attesa nella nostra postazione. Io non so se vogliamo approfittare di questo momento, poi magari ti interromperò io qualora Rieti venisse in postazione, per andare non so se l'hai fatto obiettivamente, per andare a rileggere quelli che sono stati i risultati della stessa giornata, la classifica. E magari anche il prossimo turno. Bene, andiamo con il prossimo turno perché i risultati e classifica l'ho già detta. Per quanto riguarda l'Empoli, come hai già detto tu, giocherà in casa di nuovo contro il Padova, mentre il Livorno, parlo del Livorno perché Radio Bruno è la radio ufficiale anche del Livorno Calcio, eseguibile sulla frequenza 89.9, andrà a giocare a Bari, anche per il Livorno è la seconda trasferta consecutiva, ma si parte tutto venerdì 30 settembre alle ore 19 con Crotone Vicenza, alle ore 21 ci sarà il big match Sampdoria-Torino e Varese-Sassuolo, mentre sabato 1 ottobre Grosseto-Ascoli, Gubbio-Verona, Modena-Brescia e Modena-Brescia e poi attenzione aspetto il televideo Pescara-Albino Leffe e Regina di Vestabia, queste sono le altre partite. Vai Gabriele. Sì, allora noi riprendiamo la linea, Lietti sta ultimando questa lunga intervista con i colleghi, poi arriverà qui da noi. Io volevo approfittare, visto che tu hai rammentato giustamente Radio Bruno, radio ufficiale di Empoli e di Livorno, volevo ricordare che alle porte, subito dopo la sfida contro il Padova, ci sarà il derby tra appunto Livorno ed Empoli, in gara che si giocherà all'Ardenza. Ebbene, la partita si giocherà, la partita sarà seguita ovviamente da Radio Bruno in doppia, in che senso? Che sulla classica frequenza 89.9 andrà in onda il Livorno, sulla frequenza 103 in onda l'Empoli. Vorrei ricordare ai nostri tanti radioascoltatori che nelle ultime settimane anche sul portale pianetaempoli.it hanno sottolineato una certa difficoltà a beccare la frequenza 103, cioè a ascoltare l'Empoli, che spesso e volentieri con l'RDS inserito la frequenza automaticamente passa da 103 a 89.9, ecco, per questo motivo spesso in contemporanea alla mia radiocronaca, la radiocronaca dell'Empoli, sentite il collega Brachini della Livorno, basta semplicemente risintonizzarsi su 103 e lì potrete ascoltare la radiocronaca integrale dell'Empoli. Questa è una cosa che obiettivamente mi ero dimenticato di comunicare altre volte. Ho il tecnico Alfredo Aglietti nella nostra postazione, la postazione di Radio Bruno. Allora mister, l'abbiamo visto piuttosto congelato, piuttosto arrabbiato nei minuti finali per quei due gol presi, ma soprattutto perché ancora una volta siamo riusciti un pochino a farci del male, non fino in fondo per fortuna. Sì, perché la partita è finita, perché sicuramente riusciamo a complicarci la vita anche quando non ci sono presupposti per farlo, perché la partita era finita, abbiamo sbagliato noi una punizione con Coppola, mi sembra, sono ripartiti, hanno fatto il 3-1 e lì poi dopo è normale che già non siamo in una grande condizione fisica e mentale, ed è normale che diamo coraggio, abbiamo dato coraggio alla regina, però è vero anche che avevamo fatto 70 minuti a tutta, i ragazzi hanno dato veramente tutto, volevamo fortemente questa vittoria, l'abbiamo ottenuta, abbiamo sofferto, ma sicuramente anche nella sofferenza portare a casa il risultato non era facile, quindi siamo contenti, è una vittoria che ci aiuta a lavorare più serenamente. Mister, io ho visto un Empoli deciso, concreto, nei primi minuti, nei primi 10 minuti, due gol bellissimi per motivi diversi, primo per costruzione di gioco, cercato e voluto in quel modo, e il secondo un gesto tecnico molto bello di Signorelli, ma però per te l'Empoli è un po' scomparso dal campo. Io ho letto questo, ho letto paura di vincere la squadra azzurra, è andata veramente così? Sì, è vero, sono anche gli altri in campo, perché sicuramente noi siamo partiti forti, ma la regina, forse l'approccio alla partita della regina non è stato dei migliori, perché dopo 10 minuti vincevamo 2-0, merito nostro sicuramente, perché noi abbiamo spinto forte, abbiamo fatto due gol bellissimi, come hai detto tu, e chiaramente dopo 2-0 loro dovevano cercare di recuperare la partita, hanno spinto tanto, noi abbiamo sbagliato qualcosina a livello tattico, perché non riuscivamo a arginare bene Rizzato qui a sinistra e abbiamo sbagliato soprattutto la gestione della palla e a ripartire, però ribadisco, insomma, abbiamo avuto anche l'occasione per il 3-0 più volte, poi l'abbiamo fatto e quando la partita sembrava finita poi dopo abbiamo rischiato di rovinare tutto, però sono contento per i ragazzi, sono contento per la società, per tutti quanti, perché non era facile. Tra l'altro volevo dedicare anche la vittoria a Marcello Carli, che in questo momento ha dei problemi personali, ma è qui con noi e sicuramente questa vittoria lo può aiutare magari sotto l'aspetto sportivo a rilassarsi un attimo. Questa naturalmente è una notizia che non avevamo dato in diretta, lo stai facendo tu mister, è una vittoria che senza dubbio serve un po' all'ambiente, perché c'era un po' di scoramento dopo le quattro sconfitte consecutive, non è così?
Sicuramente poi alla fine, al di là delle prestazioni, sono i risultati che fanno vivere meglio e lavorare meglio con più serenità, quindi ripartiamo da questa vittoria consapevoli che c'è ancora tanto da lavorare e da migliorare, però farlo con i punti notevolmente più sereno. Mister, domani subito al lavoro, no? In vista della sfida contro il Padova, sinceramente ripartirà, dirà ai ragazzi di ripartire dal 3-0, cioè dall'Empoli visto fino al 3-0, o magari nei primi minuti, o dagli errori che non devono essere fatti negli ultimi minuti? No, bisogna anche usare le cose che facciamo positivo, è normale che l'Empoli della prima mezz'ora se la può giocare con tutto e tutti, è normale che ci sono anche gli errori, bisogna cercare di correggerli per non ripeterli, però chiederò ai ragazzi soprattutto di lavorare come hanno preparato questa partita, quindi con grande attenzione, grande concentrazione e con grande intensità, perché poi abbiamo bisogno di migliorare la condizione di tanti elementi che in questo momento sono un po' indietro. Oggi abbiamo visto un 4-3-3, mi sembra che la squadra si sia comportata abbastanza bene. Sì, è ben cambiato perché abbiamo sofferto un po' anche a Crotone dietro le spalle dei centrocampisti e quindi ho cercato insomma di mettere lì un giocatore che desse equilibrio per non subire gli inserimenti di Missiroli come poi è stato, perché Missiroli in quella posizione ci ha dato un po' noia. Ha fatto molto bene Valdifiori, ma hanno fatto molto bene tutti e non diamo insomma per scontato il fatto di giocare sempre in un modulo o nell'altro, abbiamo due soluzioni a seconda di quello che delle condizioni dei giocatori e di chi affronteremo e del modulo migliore con cui sarà possibile giocare. Cioè, giocheremo. Mister, a proposito di Missiroli, tornando un attimo sulla gara con la Regina, di là dell'inserimento di Missiroli, mi è sembrata però che la Regina sia riuscita a alzare proprio per il centro, Breda sia riuscita ad alzare proprio per il centro, con l'ingresso in campo di Varilla al posto di Rizzo. Sì, sono passati a 4 praticamente loro, un 4-2-4 anche con Campagnacci, poi avevano 4-5 giocatori molto offensivi perché giocavano con Ceravolo, Bonazzoli e due punte, Campagnaccio a sinistra e Ragusa a destra, era un altro giocatore offensivo, Missiroli, e quindi hanno tentato tutto per tutto. Non è facile, insomma, con giocatori così. Il nostro errore è stato quello di non giocare più la palla, perché è normale che con giocatori così poi dopo fanno fatica a ricorrere gli avversari e dovevamo cercare maggiormente il possesso della palla. Sì, se chiudiamo con il sorriso, forse la nota più positiva fin qui dell'Empoli. Lei che è stato un grande attaccante e stasera abbiamo la riprova perché c'è un grande affetto verso di lei da parte dei tutti gli sportivi della Regina Re di Reggio, mi corregga se. Allora, abbiamo una nota più positiva che è Tavano, che ha realizzato questa sera la nona rete in 8 gare. Mi piacerebbe mettere in movimento gli statisti del calcio di Serie B, perché forse Tavano sta rincorrendo una sorta di record, perché ha segnato praticamente in tutte le gare 6 gol in 6 partite, se poi mettiamo anche gol in Coppa Italia, sta facendo cose straordinarie, Ciccio. Ma io non sono contento perché ne vorrei 2 a parte gli scherzi. Qui è casa sua, insomma, dopo che è andato via da qua ha avuto momenti di alti e bassi. Qua si sente a casa, la gente gli vuole bene, noi abbiamo fiducia in lui e lui ci ripaga con le prestazioni e i gol. Normale che è un giocatore di qualità straordinarie, che in questa categoria secondo me è sprecato, però noi ce lo teniamo stretto perché chiaramente il nostro bomber insieme a Coralli, aspettiamo anche i gol di Coralli. Aspettiamo anche i gol di Coralli, magari contro il Padova, visto che lui contro il Padova qualche gol importante, vedi colpo di tacco l'anno scorso lo ha fatto. Ringraziamo il tecnico Alfredo Aglietti. Tengo la linea, non so quanti minuti abbiamo. 3-4 minuti al massimo. Ok, allora chiudiamo con Mori, difensore centrale, chiudiamo insieme a lui per questi commenti dopo gara in questa sfida importante quanto delicata contro la Regina. Allora, io inizio con te in un modo particolare, nel senso che a fine partita, l'ho detto chiaramente in diretta, tu hai spazzato via il pallone chiaramente con un gesto bonario, un baffo alla sfortuna, un baffo praticamente ai risultati. Ho visto bene? No, è vero, hai visto bene, ma è stato un segno di liberazione, la dimostrazione che oggi abbiamo dato una risposta al nostro pubblico, alla società, a chiunque ama Empoli, del nostro valore. Comunque sia, sì, la partita è finita 3-2, all'ultimo siamo riusciti a trovare 2 gol loro, però durante la partita si vince 3-0, potevamo fare 4-0, c'è una prova d'orgoglio molto importante, quella è stata una mia liberazione, proprio di sfogo, sì. Senti, come sta procedendo il tuo rientro in squadra? Tu, lo diciamo a beneficio dei nostri giocatori, tu sei rientrato soltanto a Crotone, oggi è la seconda partita dopo una lunga assenza.
forti a Crotone, rientrai dopo nei FC dopo un mese e mezzo, appena due allenamenti, rientrai a giocare subito e senti parecchio la fatica. Già oggi, dopo un mese e mezzo, soprattutto un difensore deve ritrovare le misure, tutto, la condizione fisica, poi sono alto, quindi mi ci vuole un po' più di tempo. Però diciamo cerco di allenarmi al meglio durante la settimana per poi riportarlo nei 90 minuti in campo. Ceravolo, Missiroli e Ragusa, soprattutto Bonazzoli, avete avuto in difesa clienti non facili da gestire? No, sono tutti giocatori che, come sappiamo tutti, a partire da Bonazzoli, a Ceravolo, Missiroli, sono tutti giocatori che hanno calpestato campi di Serie A per diversi anni, quindi sapevamo il valore dell'attaccante che avevamo contro oggi, però diciamo ce la siamo cavata abbastanza bene. Senti, io con il tecnico prima parlavamo confermavamo di aver visto un grande Empoli all'inizio e poi un Empoli che nei minuti finali ha commesso quegli errori che non deve commettere. Io ho cercato di calcare un po' la mano con il tecnico, ho detto, ma sul 2-0, sul 3-0 c'è stata anche un po' di paura di non vincere più. Noi soprattutto, ecco, un difetto grosso che abbiamo in questa squadra è che abbiamo questi 5-10 minuti che ci spengiamo e purtroppo a questi livelli le paghi. Come ti rilasci in mezzo secondo, come abbiamo visto oggi, come abbiamo visto l'anno scorso col Portogruaro, i gol li prendi, le paghi. Infatti negli ultimi minuti mi è venuto in mente proprio per la partita di Portogruaro, ho detto ragazzi chiudiamo la prima possibile perché qua è meglio, soprattutto oggi che dovevamo vincere, è stato importante, ecco, chiudere il risultato 3-2. Qualcun altro ha detto due gol all'inizio dell'Empoli, due gol alla fine della Regina, nel mezzo la perla di Cavano che vale 3 punti, potremmo riassumere così? Sì, secondo me, sì, a parte 2-0 di noi, due gol finali loro, però diciamo è stata una bella partita a livello agonistico, botte, risse spesso, quindi questo vuol dire che la tensione, la voglia di far bene c'era. Poi Ciccio Tavano, come sappiamo, magari in quei 10 minuti non tocca palla, poi all'ultimo si fa il gol, si fa vincere la partita, è un fenomeno, in questa squadra è veramente una persona importantissima. Chiudiamo così, come la presentiamo la sfida di sabato contro il Padova? Arriva una squadra senza dubbio, che punta la Serie A? Il Padova, ne parlavo prima con altre persone, il Padova deve stare attento soprattutto per quello che è successo l'anno scorso, non so se ti ricordi che dicevano che ci sarebbe accomodata la partita, 2-2, ecco il Padova viene qua avvisato che quest'anno è un'altra storia, soprattutto dopo oggi che ci siamo liberati delle sconfitte, il Padova deve stare attento, anche perché l'anno scorso non c'era né 2-2 accomodati né niente, però quest'anno deve stare molto attento, sì. Bene, ringraziamo Mori, naturalmente in bocca al lupo per il suo rientro a tutti gli effetti, diciamo, a top della forma, dopo un mese e mezzo, come lui stesso ha raccontato, come stesso ha confermato, dopo un mese e mezzo praticamente di difficoltà, praticamente è rientrato in squadra oggi, insieme ai compagni ha ritrovato anche il sorriso successo. Noi siamo veramente arrivati alle battute conclusive di questa lunga diretta. Empoli che ribadiamo, Empoli che lo facciamo con il sorriso sulle labbra ovviamente, Empoli che batte la Regina per 3-2 in una gara complicata, difficile, anzi vogliamo usare questo termine, in una gara che l'Empoli si era messo nei propri binari sul 2-0 con le reti di Saponara prima al quarto e di Signorelli poi al settimo del primo tempo, poi il tris del solito Tavano al nuovo centro in 8 gare nel secondo tempo e poi da ultimo è riuscito un po' a diciamo complicarsi la vita regalando suspense ai tifosi presenti al Castellani, anche a quelli che erano in ascolto sulle nostre frequenze, per i due gol con cui la Regina, Ceravolo prima e Ragusa poi, avevano riaperto di fatto il match, è finita poi comunque con il successo degli azzurri per 3-2 che salgono a 6 punti. L'appuntamento con l'Empoli su Radio Bruno, mi raccomando, 103, ricordatevi la frequenza dove appunto si ascolta il Presidente Empoli è proprio su 103, per sabato prossimo alle 15 quando dal Castellani andremo in onda in diretta la radiocronaca di Empoli-Padova, altra partita importantissima quanto difficile per gli azzurri di Alfredo Aglietti della 7ª giornata di campionato. Da Gabriele Quastella per il momento è tutto e la linea che va allo studio, buonanotte a tutti. Radio Bruno è la radio ufficiale dell'Empoli. Radio Bruno è la radio ufficiale dell'Empoli. Vivi in diretta sui 103 di Radio Bruno tutte le partite degli azzurri del campionato di Serie B. Radio Bruno a fianco dell'Empoli per vincere insieme.